avrebbe abusato insieme ad un amico della figlia minorenne disabile arrestata dai carabinieri nel Crotonese. Le indagini partite dalla segnalazione dei servizi sociali, madre e figlia trasferiti in una località protetta. Respinge ogni accusa, non ho mai toccato quella bimba, dice nell'interrogatorio di garanzia il 38enne del Camerun accusato della violenza al CARA di Isola Capo Rizzuto. La procura di Vibo ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla morte del piccolo Giuseppe deceduto in ospedale. Anche l'ASPA ha avviato un'indagine interna allo Iazzolino. Non si procederà con l'autopsia. Il ponte del 25 aprile è un'occasione per misurare la stagione estiva che verrà. Gli operatori turistici cauti, alcuni sono fiduciosi, altri un po' meno. Intanto negli agriturismo c'è il tutto esaurito. Pasqualina Straface, firmataria della proposta di legge per la creazione della città unica dell'area urbana di Cosenza, avverte: percorso lungo, ma si andrà in questa direzione. Le ferrovie della Calabria potranno utilizzare 300 milioni di euro complessivi del PNRR per modernizzare la tratta Cosenza-Catanzaro. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG in apertura. Una storia davvero raccapricciante, brutta, brutta assai. Avrebbe abusato della figlia, una bambina di 7 anni appena, una bimba disabile. Ad abusare di questa bimba il papà insieme ad un amico è accaduto nel Crotonese. I due sono stati arrestati. Vediamo. I carabinieri li hanno arrestati con un'accusa gravissima: aver abusato di una bambina disabile. A rendere terribile questa storia è che uno dei due uomini finiti in manette è il padre della piccola, l'altro un suo amico, 7 anni appena, e quel padre orco che avrebbe cominciato a violentarla in tenerissima età, secondo quanto emerge dalle indagini dei militari. Il contesto familiare è definito dagli inquirenti di gravissimo degrado. La madre della piccola, anche lei vittima di maltrattamenti fisici e verbali, avrebbe più volte tentato di fermare il marito. A far scattare le indagini, la segnalazione degli assistenti sociali che hanno osservato i comportamenti inusuali della bimba a scuola. Il quadro investigativo è stato poi chiarito dai racconti delle vittime e dalle intercettazioni telefoniche ambientali, da testimonianze raccolte, seppur in un ambiente caratterizzato da reticenze e omissioni, nonostante tutti sapessero. Il provvedimento di custodia cautelare è firmato dal GIP del Tribunale di Crotone. La madre e la piccola sono state trasferite in una comunità protetta. E restiamo nel Crotonese, perché nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un'altra storia, anche qui una presunta violenza al CARA di Isola Capo Rizzuto, il centro per migranti. E qui vittima sarebbe stata una bimba di 9 anni, è stato arrestato un connazionale del Camerun, 38enne. Oggi l'interrogatorio di garanzia, l'uomo respinge ogni accusa. Vediamo. Ha negato ogni addebito, ha detto di non aver mai toccato la bambina. Il camerunense, 38enne, accusato di violenza sessuale su una piccola ospite del CARA di Isola Capo Rizzuto. Nel corso dell'interrogatorio per l'udienza di convalida dell'arresto che si è svolto in tribunale a Crotone, l'uomo ha raccontato al GIP di aver solo avvisato la mamma, che conosceva perché erano arrivati insieme a gennaio al CARA di Isola dalla Sicilia, perché stavano in alloggi vicini che molti uomini le giravano intorno. Da quello che emergerebbe dagli atti di indagine, la denuncia della madre nasce dal fatto di aver saputo da altri connazionali che la bambina andava in alloggi di uomini e che uno avesse detto che voleva sposarla. La donna a quel punto si è fatta raccontare quanto accaduto dalla figlia e ha sporto denuncia contro il suo connazionale, che è stato arrestato sabato scorso. Il difensore dell'uomo ha chiesto di non convalidare l'arresto e la revoca della misura. Il GIP si è riservato la decisione.
Da Crotone a Vibo, perché la procura ha aperto un'inchiesta sulla morte del piccolo Giuseppe, 4 anni appena, deceduto venerdì scorso. Lo ricorderete, allo Iacciolino era arrivato con una febbre altissima, poi purtroppo nella notte è morto. Dunque oggi la procura ha aperto un'inchiesta, mentre a Dasà, che è il paese del piccolo, della famiglia del piccolo, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali. Vediamo. Sarà un'inchiesta del Tribunale di Vibo a chiarire che cosa è successo la notte tra giovedì e venerdì allo Iacciolino, l'ospedale dove il piccolo Giuseppe, 4 anni, è arrivato con febbre alta ed è poi morto nel corso della notte. Le indagini, sotto la supervisione del procuratore Camillo Falvo, accerteranno se c'è stata o meno responsabilità nel decesso del piccolo originario di Dasà. Disposto il sequestro della cartella clinica, si procederà ascoltando i familiari del piccolo e i medici che lo hanno avuto in cura. Al riguardo è stata per ora esclusa l'autopsia, ma saranno comunque eseguiti degli esami diagnostici. Nel frattempo, anche l'azienda sanitaria provinciale ha avviato un'indagine interna. Nel piccolo centro del Vibonese, dove Giuseppe viveva insieme ai genitori, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino il giorno dei funerali. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca mostrandovi le immagini di un incidente che è avvenuto ad Isola Capo Rizzuto. Siamo nel Crotonese, feriti una donna e suo figlio, 4 anni, un'autovettura è uscita fuori strada, per fortuna solo un grande spavento e qualche contusione. Vediamo. Eccole le immagini dell'incidente avvenuto nella notte a Isola Capo Rizzuto. Una Mercedes classe B è finita fuori strada lungo la provinciale tra il centro abitato di Isola e Le Cannella, finendo in un dirupo. Due i feriti a bordo della vettura, la mamma di 39 anni e un bimbo di soli 4 anni. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto, oltre al 118, anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, intervenuta perché il mezzo, uscendo fuori strada, è finito in un terreno coltivato a circa 5 metri sotto il livello della strada, ribaltandosi. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del SUEM 118 e trasportati all'ospedale di Crotone, ma non sono in pericolo di vita. Per ore hanno lavorato i soccorritori con l'utilizzo della scala italiana per raggiungere la vettura in una zona impervia a causa della fitta vegetazione e mettere in sicurezza l'autovettura e il sito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cutro per i rilievi del caso e accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Cambiamo argomento, il ponte del 25 aprile, occasione per misurare la stagione estiva che verrà. Gli operatori turistici sono cauti, alcuni fiduciosi, altri meno. Oggi vediamo qual è la situazione a Corigliano Rossano. Il lungo ponte del 25 aprile e la prossima festività del 1° maggio rappresentano un test importante per le strutture turistiche della regione in vista della stagione estiva. Qui siamo a Corigliano Rossano, che offre non solo mare, ma è un territorio che dispone di luoghi di interesse storico, artistico, naturalistico. Ma come sta andando questo ponte del 25 aprile? Si riesce ad attrarre visitatori? Il turismo arriva, ma arriva nei periodi di luglio e agosto. In questo periodo qua è molto difficile fare turismo. Questo ponte è andato male, non c'è molta gente da noi, ma è sempre stato così comunque. I pareri però tra chi gestisce le strutture ricettive sul territorio sono discordanti. Per qualcuno i turisti ancora non arrivano, per altri invece qualche piccolo segnale di miglioramento c'è. Questo ponte abbiamo avuto quasi tutta la struttura piena. Per ricorrenze di matrimoni, quindi insomma persone che hanno affittato le stanze per i propri ospiti, approfittando del ponte, quindi anche più di un giorno. Non solo, ci sono stati anche ospiti dalla Puglia, dalla Campania, proprio per fare un giro turistico e visitare il nostro lungomare, il centro storico. Diciamo che quest'anno ha risposto un pochino migliore, c'è stato più movimento. Spero che continuerà a migliorare qualcosa, perché sennò almeno qua a Rossano, col turismo, dato che abbiamo mare, montagna, cose purpureo, almeno così c'è più gente e si vive di turismo come nelle grandi città.
Saranno circa 5.000 i turisti che hanno scelto di trascorrere il ponte del 25 aprile negli agriturismi calabresi. Secondo Coldiretti Calabria, il comparto cresce nella nostra regione e le prospettive per la stagione estiva sono decisamente positive. Vediamo. Il weekend pasquale aveva dato indicazioni decisamente positive per il turismo in Calabria. La possibilità di una replica nei ponti che il calendario offre è diventata certezza in occasione del 25 aprile. La regione in queste ore è meta di numerosi visitatori e, secondo Coldiretti Calabria, le destinazioni privilegiate sono mare, montagna, percorsi archeologici e la campagna, meta quest'ultima che in primavera conosce il suo momento migliore. Dunque una Calabria che si conferma capace di richiamare turisti da tutta Italia e anche dall'estero, soprattutto amanti alla natura con un clima mite. In questo contesto, sempre secondo Coldiretti, l'agriturismo, favorito alla valorizzazione del made in Calabria, arricchisce l'offerta turistica grazie a quello che può essere il contatto con la natura e la qualità dei prodotti calabresi. Oltre 5.000 persone, secondo Terra Nostra, l'associazione agrituristica e la Coldiretti, hanno scelto l'agriturismo per il ponte del 25 aprile, sia per soggiornare, sia per un pranzo, usufruendo anche di spazi all'aperto. Dal 25 aprile al 1 maggio e poi il 2 giugno, ponti di primavera che, senza dubbio, rappresentano un grande banco di prova in vista della prossima estate e, sempre secondo Coldiretti, i primi dati confermano che l'agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini dei turisti grazie al notevole processo di qualificazione del settore che oggi è in grado di offrire servizi diversificati fra loro. Ed ora parliamo della città unica, rende Castrolibero Cosenza, perché 8 consiglieri regionali di maggioranza hanno avviato l'iter per la procedura, fra loro anche Pasqualina Straface, che sentite che cosa ha detto ai nostri microfoni dopo l'esperienza di Corigliano Rossano. Siglata la proposta di legge da parte di 8 consiglieri regionali di maggioranza sulla città unica rende Cosenza Castrolibero. L'iter è ufficialmente partito e così, dopo Casali del Manco nel 2017 e Corigliano Rossano nel 2018, ora potrebbe essere istituita in provincia di Cosenza la terza fusione fra comuni. Poi toccherà ai cittadini esprimersi attraverso un referendum, ma abbiamo chiesto ad uno dei firmatari, la consigliera Pasqualina Straface, nonché promotrice anche della fusione di Corigliano Rossano, quali saranno i punti di forza per accompagnare il processo di unione. Ritengo che un unico grande comune, in questo caso comunque siamo di fronte ad un comune di oltre 110.000 abitanti, potrebbe creare un grande polo urbanistico, economico, sociale che va nella direzione di prevedere l'ottimizzazione dei servizi, la mobilità, la valorizzazione soprattutto di un patrimonio culturale, storico, economico e sociale. E al centro di questo grande, diciamo, polo urbanistico, di questa grande città, abbiamo anche l'università che svolgerà un ruolo importantissimo, premesso che l'Università della Calabria viene riconosciuta, in particolar modo l'UNICAN, viene riconosciuta come una delle università migliori a livello nazionale, e anche l'apertura della facoltà di medicina ci proietta verso anche una università di notevole importanza. Adesso siamo comunque in una fase che ha visto il deposito della legge, ci sarà quindi una prima lettura nella prima commissione, dopodiché si partirà con l'apertura delle consultazioni, quindi le audizioni dei sindaci delle 3 città interessate, parliamo di Cosenza, di Rende e di Castrolibero, l'audizione soprattutto delle parti sociali, economiche, e quindi le varie associazioni di categoria, sono tutte quelle persone che devono essere necessariamente coinvolte in un processo così importante. Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ammodernare la tratta ferroviaria Cosenza-Catanzaro. Le ferrovie della Calabria potranno utilizzare 300 milioni di euro per rendere i collegamenti più veloci e sicuri. Vediamo.
4,3 miliardi di euro è il totale dei finanziamenti previsti dal PNRR per la Calabria. Tra i progetti approvati in tema di mobilità e trasporti, quello presentato da Ferrovie della Calabria per l'ammodernamento della linea Cosenza-Catanzaro, con un appalto da 188,8 milioni di euro che comprende anche la fornitura di 5 automotrici ad idrogeno con opzioni di ulteriori 3. In realtà l'investimento complessivo supera i 300 milioni perché è costituito da una parte per la linea, quindi un restyling totale della linea Cosenza-Catanzaro, una parte importante per l'acquisto dei treni idrogeno e una parte per la centrale di produzione idrogeno che verrà, un impianto che verrà costruito qui a Vaiolise, quindi più di 300 milioni di euro. Collegamenti dunque più veloci tra Cosenza e Catanzaro. Ridotti non le so dire ancora di quanto, perché tutto dipende dalla progettazione, che è parte anch'essa della gara che stiamo svolgendo, quindi in base a quella sicuramente tempi ridotti rispetto a quelli attuali, ma sicuramente un grado di sicurezza molto più elevato, un grado di comfort molto più elevato. E per quanto riguarda i tempi di realizzazione? Siamo in fase di gare per assegnare i lavori, per cui contiamo nei prossimi mesi, in qualche mese, di iniziare con i lavori e poi per il completamento ci vorrà dicembre 2026. Anche arrivati a Catanzaro c'è un altro progetto sempre di Ferrovie della Calabria. C'è un altro progetto che sta seguendo anche la regione, che è quello del pendolo. Il pendolo è un treno, una metropolitana di superficie, per capirci, che da Catanzaro Centro porterà a Catanzaro Lido, passando dalla cittadella, quindi da Germaneto, e permetterà agli utenti di poter partire da Cosenza e arrivare tranquillamente alla cittadella in un tempo molto limitato. Ci spostiamo a Camigliatello per parlare della chiesa, anzi ce ne parlerà Filippo Veltri, sottolineando che è l'altare della chiesa, perché quello è il motivo del contendere, non è un pezzo di legno. Vediamo. A Camigliatello Silano, la capitale del turismo silano, in questi giorni, in queste ore, si sta vivendo un clima, diciamo, come dire, frizzante, ma non per le condizioni meteorologiche, ma per una raccolta di firme che è già arrivata ad oltre 200 fra cittadini e domiciliati, in una lettera aperta all'arcivescovo di Cosenza, Monsignor Checchinato. Tutte queste persone, che fra l'altro il numero sta crescendo di ora in ora, chiedono una cosa semplicissima: che non venga tolto il grande altare ligneo della chiesa che c'è a Camigliatello Silano, della chiesa dei Santissimi Roberto e Biagio, che è frequentatissima sia d'inverno sia d'estate e anche nei periodi in cui non c'è un grande afflusso turistico, perché il grande altare ligneo vorrebbe significare, diciamo, l'autenticità della montagna silana, e qualcuno pensa di sostituirlo con un altro tipo di altare, un altare, diciamo, in marmo, sostenendo il fatto, probabilmente vero, io su questo nessuno e neanche i firmatari possa dire una cosa, sostenendo che non ci sia stata una consacrazione di questo altare ligneo. Ora, io credo che si possa tranquillamente arrivare ad una composizione e lasciare lì quell'altare ligneo, che è il simbolo di Camigliatello Silano, il simbolo del centro turistico più importante che c'è in Calabria, in montagna. Quindi significa anche togliere un'identità di una comunità. Credo che la diocesi di Cosenza e Monsignor Checchinato possano intervenire per sanare una situazione che, torno a ripetere, in questi giorni, in queste settimane, sta facendo molto discutere a Camigliatello. E ora Sergio Crocco ci porta in Senegal, dove prosegue la missione della Terra di Piero. Vediamo. Salve a tutti, ennesima puntata, ancora siamo agli inizi del nostro viaggio in Senegal. Oggi è stato soprattutto un viaggio, una giornata di trasferimento. Ci siamo trasferiti da Thiès a Kaolack con un bel poco di avventure, perché ci hanno fermato forse 50 volte, poi c'è stato un problema con il nostro autista, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Dopo credo 6 ore di viaggio, ne avevamo previsto 2, quindi lascio immaginare come siamo arrivati, però siamo arrivati alla fine bene, perché poi siamo andati a vedere subito il parco di Daniele,
Siamo rimasti molto contenti perché i giochi ci sono davvero, ma questo, su questo non avevamo dubbi, ma soprattutto sono già fruibili ai bambini di Caolac. La cosa bella, ne parlavamo oggi con Padre Pascal, che domani vi presenterò, ci giocano tutti in questo parco, bambini musulmani, bambini cristiani, assolutamente nella pace più assoluta. La parola passo a Sandino, che è uno del nostro gruppo operativo nel senso più bello del termine, che domani dovrà e dovremmo mettere mano al parco, perché comunque lo dovremo rendere totalmente accessibile ai bambini disabili. Che bisogna fare domani, Sandino? Nell'immediatezza. Allora, sostituiamo un'altalena che è pericolante con un'altalena più stabile, su cui monteremo una pedana, ovviamente accessibile anche ai bimbi in carrozzina. Chiaramente dovremo creare anche il percorso, quindi la stradina, la rampa che porta all'altalena. Sistemeremo l'esterno, la recinzione, allargheremo la porta per l'ingresso e monteremo i sediolini anche alle altre altalene, quelle a due. Domani sarà una giornata ancora più pregnante, ancora più corposa, perché il sottoscritto con altre 3-4 persone andremo a visitare il carcere di Caolac. Abbiamo avuto l'autorizzazione, porteremo 30 copie di 48 scritte tradotte in francese, ma su questo ne parleremo domani. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ora a Catanzaro, perché hanno sfilato 50 maschere della tradizione del teatro e della commedia dell'arte provenienti da tutta Italia, colorando le strade della città capoluogo. Vediamo. Oltre 50 maschere provenienti da 19 regioni italiane per la Primavera in Maschera di Catanzaro, evento nazionale organizzato dall'attore e regista Enzo Colacino. Una lunga sfilata di maschere colorate ha animato le vie del quartiere Lido di Catanzaro, una a due giorni nella città capoluogo di regione, con musica, canti, strinari e sbandieratori. Maschere nate dalla tradizione del teatro della commedia dell'arte, Pulcinella, Balanzone, Capitan Fracassa, oltre alle calabresi Giangurgolo e Calabrisella. Un'iniziativa patrocinata dal Comune di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo, Provincia di Catanzaro, realizzata in collaborazione tra l'Associazione di Promozione Sociale Linea Ionica e il Centro Coordinamento Maschere Italiane. Per l'ideatore della manifestazione è un sogno che si realizza, ossia offrire a Catanzaro una sfilata di maschere come accade in altre città d'Italia, anche perché manifestazioni come questa sono incontri culturali, uno scambio di esperienze e tradizioni. Nasce questa iniziativa dal fatto di appartenere al Centro Coordinamento Maschere d'Italia. Sono un consigliere referente per la Calabria e ho portato Giangurgolo in 10 anni nelle varie manifestazioni di Carnevale d'Italia e ho detto perché non farle venire a Catanzaro. E da qui è partita questa idea, vuol dire che abbiamo seminato bene con Alessio Bressi andando in giro per l'Italia e adesso sono a ricevere questi meravigliosi ospiti. Siamo felicissimi, siamo contenti e orgogliosi di aver organizzato per questa città questa bellissima manifestazione. Ci spostiamo allo sport con le parole di Adani, che ha detto la Juve ha perso stile, dentro hanno l'anima del Cosenza ma sono campioni d'Europa. Un paragone fra Juve e Cosenza per l'ormai famoso commentatore sportivo, che esalta così le doti di sacrificio e le doti di non arrendersi mai dei rossoblù di Viali, chiamati a 4 finali da qui sino alla fine della stagione regolare. Vediamo. Io i ragazzi li vedo sani, determinati, applicati, perché io vedo che loro giocano con lo spirito. Non vorrei fare un esempio per mancare di rispetto alla squadra che citerò d'esempio, però che non so, il Cosenza, no? Che deve lottare per salvarsi. A me sembra che loro abbiano dentro l'anima del Cosenza. È il problema che sono o campioni d'Europa o gente che gioca le finali campioni del mondo o giocatori che sono 10 anni nel Brasile. E quindi io non vedo che riescano a ottenere i risultati che meritano.
non riescono a emozionare a livello calcistico, non riescono secondo me a soddisfare le pretese di una società che invece è sempre stata rigorosa nel ricercare il risultato, i risultati non arrivano. Queste le parole di Lele Adani durante una puntata della Bobo TV su Twitch, parlando della stagione della Juve. Ha paragonato i bianconeri alla grinta e determinazione mostrata dal Cosenza nella lotta per non retrocedere. I rossoblù, che oggi si godono un'altra giornata di riposo dopo il pari conquistato al Curi contro il Perugia, torneranno ad allenarsi domani in vista della seconda trasferta consecutiva l'1 maggio in casa del Brescia. Servirà un'altra prestazione d'orgoglio. Non ci sarà Marras squalificato, ma mister Viali potrebbe recuperare qualche infortunato. I lombardi, reduci dalla bella prova contro la Regina nell'anticipo, cercheranno il colpaccio per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. E a proposito degli Amaranto, forse il contraccolpo per la penalizzazione subita era fisiologico, ma non c'è tempo per rimuginare, perché alle porte c'è la sfida con la capolista Frosinone e i punti servono come il pane per centrare i play-off. Ed è davvero tutto, noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, immessi in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi lasciamo con le notizie economiche, le notizie dalla borsa. Arrivederci. Chiusura debole per le borse europee, mentre Wall Street procede in territorio negativo. Il FTSE MIB di Milano chiude le contrattazioni a meno 0,8%. Deboli il DAX di Francoforte e l'IBEX 35 di Madrid a meno 0,1%, mentre chiudono in parità il CAC 40 di Parigi e il FTSE 100 di Londra. Oltre oceano il Dow Jones cede lo 0,1%, l'S&P 500 lo 0,3% e il Nasdaq lo 0,9%. Gli investitori restano intenti a monitorare i segnali in arrivo dall'agenda macro, al fine di valutare l'evoluzione dell'inflazione e la politica dei tassi di interesse della Fed. Nel vecchio continente, in attesa della fiducia dei consumatori e del PIL dell'Eurozona in uscita nei prossimi giorni, è emerso intanto che ad aprire l'indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche si è attestato a 93,6 punti, superiore al consensus e al dato del mese precedente. Forex, l'euro-dollaro sale a 1,102, mentre il dollaro-yen sale a 134,4. Il rialzo, il greggio, con il Brent a più 0,9% a $82,2 e il VTI a più 0,8% a $78,5. Sull'obbligazionario, il BTP Bund si assesta a 186 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,36%. Tornando a Piazza Affari, guidano Excedola, Stellantis a più 2,3% e Banco BPM a più 2,2%, bene anche Tenaris sempre a più 2,2%. Arretrano invece Erga a meno 2%, Leonardo a meno 1,9%, STM e Nexi a meno 1,8%. Grazie, buon proseguimento di serata da Market Insight.